Degni. A Cagliari la famiglia delle suore vincenziane in festa per il ritorno di Suor Teresa Tambelli nel suo quartiere della Marina. Le spoglie della religiosa riposeranno infatti nell'asilo di Via Baile. Oggi c'è stata la cosiddetta estumulazione. Vediamo. Nel cimitero di Bonaria quella che viene chiamata la estumulazione dalla cappella della famiglia Guidetti dove la religiosa venne sepolta nel 1964. Una piccola folla ha seguito in religioso silenzio tutte le fasi della cerimonia, svoltasi in forma strettamente privata. Tra loro una delegazione delle sue consorelle vincenziane e di Marianelli, ispiciocus de grobi che Suor Teresa amava come le pupille dei suoi occhi. Suor Teresa mi ha comprato le prime scarpe per farla comunione, mi ricordo. Mi ha aiutato la scuola elementare, mi ha aiutato a fare le medie, insomma, ha aiutato la mia famiglia. Certo, ha aiutato di tutto. Il loculo è stato dapprima smurato e aperto dagli operai del comune, quindi alla presenza dell'arcivescovo Miglio. La rimozione della bara, ancora perfettamente integra, nuovamente sigillata in una nuova custodia di zinco. La serva di Dio resterà nella cappella del cimitero fino a domani mattina, quando un corteo, che già si annuncia imponente, la accompagnerà fino alla cappella dell'asilo della Marina, dove riposerà accanto alla beata Giuseppina Nicoli. Da domani, santuario della carità nel cuore della vecchia Cagliari. È la memoria. Si ricorda la memoria, quindi, di un passato fecondo, forte, in un quartiere popolare, ma popolare. Vi ricordo domani.